detto che una ragazza che si chiama Erika non poteva far altro che lavorare nel mondo della botanica, tra l'altro in un luogo bellissimo. Queste erano cave. Sì, siamo ad Alessano e siamo nel cuore di quella che un tempo era una cava salentina. E questa bellissima roccia circostante porta ancora i segni delle attività di estrazione dei tufi. Raccontaci bene che cosa fai. E da alcuni anni ho iniziato una coltivazione di piante tintorie. Durante i miei studi mi sono avvicinata a quelle che erano le tematiche dell'inquinamento ambientale. Da lì poi mi sono chiesta qual è l'impatto che ciò che sto studiando, la moda, ha sull'ambiente. Enorme. Enorme, la infatti. Seconda industria più inquinante al mondo. E allora le piante per tingere i tessuti, per farne poi capi e non utilizzare chimica. Ma mi fai vedere come funzionano le tue piante tintorie? Parto con la tintura del tessuto, quindi utilizzando piante spontanee del territorio o piante che coltivo, come appunto queste qui. Tingo i miei tessuti, che hanno il vantaggio di essere delle colorazioni uniche, perché ovviamente il colore cambia in base a dove cresce la pianta o alla stagione in cui viene raccolta la pianta, e quindi l'unicità è un tratto distintivo delle tinture naturali. Come dire, allora, questo è del 1932, annata speciale per il colore marrone, è un po' come quando si approccia al mondo del vino. Sì, ad esempio qui c'è una tintura da radici di robbia, precisamente la rubbia peregrina, che è una pianta che cresce spontanea qui da noi ed è la pianta più antica utilizzata per la tintura del rosso. Togliendo le radici ne resta la tintura, una tintura rossa, e in questa tintura poi immergo il tessuto per ottenere delle tinture. Lo sai che cosa mi regali tu? Un sentimento bellissimo, che è quello della speranza, che va coltivato e che noi dobbiamo affidare a voi. Siete voi la nostra speranza e anche quella di questa terra. Bravissima, Erika. Grazie, grazie di cuore. Vediamo come ti sta. Molto bene, impallato.